Buongiorno. Si può? Sì, certo. Grazie. Scrive? Ci provo. È una scrittrice? No, no, non proprio. Però chissà, magari un giorno. E cosa scrive? Ricordi. Ricordi del mio passato, delle persone che ho conosciuto, che ho perso, della guerra. Perché lo fa? Per me stessa. Perché ne sento il bisogno. Non voglio dimenticare. E lei com'è stato a combattere al fronte? No, veramente. Io sono stato fortunato. Non ho mai combattuto. Sono un medico. Salvato molti soldati. Diciamo che ho fatto del mio meglio. Posso dare un'occhiata? Sì. Mi sono comparse poco tempo fa. Iniziano a preoccuparmi. Non si allarmi, sono solo macchie della pelle. Sentiamo come va il battito. Bene, credo. Si rilassi e mi racconti qualcosa di sé. Sto raggiungendo l'amore della mia vita. È francese, sa. Ci siamo conosciuti in Italia poco prima che scoppiasse la guerra. Poi però lui è dovuto partire per il fronte. E adesso finalmente, dopo tanto tempo, ci rivediamo. Vorremmo sposarci. Ma lo sa che il suo volto non mi è affatto nuovo? Ah, sì? Chissà. Magari ci siamo già incontrati. Magari in un altro viaggio. Come si chiama il suo futuro sposo? Dico, il suo fidanzato francese. Come si chiama? Si concentri. Come si chiama? Io non... Io non ricordo. Qual è il suo nome? Si concentri. Come si chiama? Non... come si chiama? Non mi ricordo. Qual è il suo? Come si chiama? Io non mi ricordo. Come si chiama? Non mi ricordo. Io non mi ricordo. Io... qual è il suo nome? Qual è il suo nome? Non mi ricordo. Qual è il suo nome? Qual è il suo nome? Oddio, questi nomi. Tranquilla, non sei l'unica. Una volta ho fatto una figuraccia. Mi stavo vedendo con due ragazzi, Gianni e Carlo. Come, scusi? E dovevo capire qual era quello giusto. Vabbè, dicevo, un giorno mi stavo annoiando, ero a casa. Decido di chiamare Gianni, così, tanto per fare due chiacchiere. Risponde al telefono e io sovrappensiero. Ciao Carlo, tesoro, come stai? Sbianco. Che sciocca, penso. Lui me ne dice di ogni e io su due piedi mi invento che Carlo è mio cugino, ma non funziona, e lui mi riattacca il telefono in faccia e mi dice di non volermi più vedere. Alle volte non so proprio dove ho la testa. E poi?
poi non l'ho più visto. Sparito. Puff. Tu sei proprio innamorata di questo uomo? Tanto. Come mai è in viaggio? Beh, ogni tanto fa bene prendersi una pausa, staccare dalla realtà, no? Cosa sta facendo? Sto facendo un ritratto. Un ritratto? Mm-hmm. Beh, oddio, perché no? Lei è una pittrice? No, frequento l'accademia. Anche se mi dicono che dovrei mettere la testa a posto, studiare lettere, giurisprudenza. A me proprio non va. Tu sei l'unica che riesce a capirmi. Buongiorno, Nora. È l'ora della medicina. Ma ha sentito? Ah, la signora Nora. Che tipa, eh? Ho quasi finito. Allora, te lo sei ricordata il nome del tuo fidanzato? Brava Nora. No, ti ho detto che non voglio prenderla. Finito? Sono invecchiata. Ma sei sempre bella, nonna. Credi che Jean mi riconoscerà? Beh, il primo amore non si scorda mai, no? Siamo arrivate. È ora di scendere. No, nonna. Ma io devo andare. Devo andare a lezione. Mi sa che Jean lo conoscerò la prossima volta. Salve, Marta. Alice, com'è andata oggi? Sempre in viaggio. Sì.
through me.